Buongiorno e bentrovati al secondo spazio di Spunti e Spuntini. Anche in questo secondo spazio ci occuperemo di scuola. Da oggi, come sapete, le scuole medie, superiori, le elementari sono chiuse. Ne parliamo con la dottoressa Elena De Santis, che è ovviamente un volto molto importante nella sanità aretina, perché è la responsabile dell'igiene pubblica nell'area di Arezzo, Casentino e Val Tiberina. Allora, dottoressa, intanto buongiorno e grazie di aver accettato il nostro invito. Buongiorno a voi. Allora, la decisione che è stata presa ad Arezzo, quindi di tenere chiuse le scuole elementari, medie e superiori, è una decisione che arriva anche da dei dati che la ASL ha fornito all'amministrazione. Da che cosa emerge da questi dati e quali sono principalmente quelli che hanno portato a questa decisione? Sì, dunque, in questi ultimi 15 giorni, diciamo, abbiamo notato un incremento dei casi di positività in soggetti in età scolare o docenti delle scuole, quindi casi che riguardano le scuole. E, in particolare, questo incremento ha riguardato le scuole superiori, ma non solo. Abbiamo avuto nel comune di Arezzo 16 casi negli ultimi 15 giorni relativi alle scuole superiori. Questi casi hanno generato 400 contatti che sono stati appunto messi in quarantena. Abbiamo avuto anche 7 casi nelle scuole medie e 12 casi nelle scuole elementari. Un pochino meno sono i casi alla materna, che sono 3, mentre non abbiamo avuto casi negli asili nido. C'è una spiegazione scientifica anche per il fatto che nelle scuole dell'infanzia il contagio si corra molto di meno? No, direi di no, anche perché nelle scuole dell'infanzia chiaramente le misure di contenimento e distanziamento sono ancora più difficili da attuare, quindi è probabilmente legato ad una minore anche socialità, quindi il caso il bambino si limita al contatto con i compagni, mentre credo che alle medie e superiori i ragazzi abbiano una vita sociale un pochino più movimentata. Cioè, quindi lei mi conferma anche che non è solamente proprio la scuola in sé il posto dove ci si contagia, ma è proprio in quell'età che la socialità anche fuori dalla scuola in qualche modo implica una corsa del contagio? Ma questo senz'altro, ogni occasione di contatto ravvicinato, non protetto, è sempre un aumento del rischio di contagio. Quindi sì, la scuola, ma sì, ovviamente anche il tempo libero, la socialità, gli incontri anche fuori o nelle abitazioni private. Chiaramente ogni occasione di incontro è un'occasione di rischio e ovviamente i ragazzi più grandi hanno, da questo punto di vista un rischio maggiore. La preoccupazione più grande è che questi numeri che lei ci ha detto rispetto ai ragazzi delle scuole superiori, medie ed elementari, il rischio più grande è perché ci sono delle varianti e quindi la possibilità che il virus possa correre ancora di più ha messo nelle condizioni di portare le quarantene a un numero molto elevato perché si usano dei criteri di tracciamento diversi. Sì, nel caso del sospetto in cui si sospetti una variante, le modalità di tracciamento dei contatti sono molto più restrittive, diciamo più severe, nel senso che non si ricercano più i contatti delle 48 ore precedenti il tampone o la comparsa dei sintomi, ma si risale ben 14 giorni indietro. Quindi il numero delle persone che vengono messe in quarantena è molto più elevato. E non solo, queste persone saranno sottoposte a una misura di quarantena che durerà 14 giorni, quindi non si interrompe al 10° giorno come nei casi
diciamo normali con il tampone negativo, ma comunque deve essere portata a termine per tutti i 14 giorni. Senta, dottoressa, quindi questo ha implicato che in questo momento le persone in quarantena quante sono? Più o meno ce lo sa dire? Allora, legate alle scuole, Legate alle scuole, sì. sono all'incirca un migliaio ma più di 1.000 persone in questo Ok, momento. quindi più o meno ogni contatto, quante quarantene genera, visto i numeri che ci ha fatto prima? Quello dipende. Allora, chiaramente se si tratta di alunni, si limita ai compagni di classe, quindi si parla a 20-25 persone in base al tipo di scuola. Il problema più grande è quando è positivo un insegnante che ha più classi Classi. e quindi il numero di contatti aumenta in maniera notevole. Abbiamo avuto dei casi in insegnanti di religione, per esempio, che avendo numerose classi o di lingua straniera, avendo molte classi, chiaramente hanno generato un grandissimo numero di contatti. Abbiamo la possibilità, dottoressa, in questo momento di capire a che cifra può ammontare l'RT del contagio di uno studente? No, aspetti, questa non sappiamo, vero? Perché ancora forse è troppo presto? No, non lo sappiamo, non abbiamo questo dato. Ok, perché comunque bisognerà di sicuro aspettare che finiscano i giorni della quarantena per capire alla fine quanti contagi ha generato un soggetto, giusto? Non dico male. Esatto, sì. Poi il calcolo è abbastanza complesso, quindi saranno gli uffici addetti all'indagine, diciamo alla statistica, alle indagini statistiche che ci potranno fornire questo dato. Ci spiega, dottoressa, la questione delle varianti nel nostro territorio, che tipo di impatto ha e che tipo di lavoro state facendo voi per poterle individuare? Sì, dunque, la variante si considera un caso positivo come sospetta variante qualora insorga in una persona o vaccinata con tutte e due le dosi di vaccino, oppure che abbia già avuto il Covid in passato e quindi si possa considerare una reinfezione. Oppure anche nel caso di persone che sono rientrate da viaggio all'estero in paesi con una più alta incidenza, o anche quando insorgono dei focolai. Ecco, in tutti questi casi dobbiamo avere il sospetto della variante e quindi uno o due di questi tamponi, quindi a campione, vengono inviati al laboratorio di Siena per effettuare il sequenziamento del genoma virale ed individuare quindi la variante e il tipo di variante. E per ora quanti casi sono stati individuati in queste ultime settimane? Allora, per quanto riguarda le scuole, abbiamo un caso accertato di sospetta variante, di variante, scusi, brasiliana, e gli altri sono trattati come sospetti. Ok, quindi comunque con la procedura dei 15 giorni, come ci diceva, e dei due tamponi, giusto? Sì, i due tamponi si fanno comunque Comunque, nelle scuole. certo. Quando c'è un caso scolastico viene fatto un tampone immediatamente dopo la notifica, quindi dopo l'isolamento dei contatti, gli viene subito fatto un tampone al tempo zero e dopodiché questo viene ripetuto o al 10° giorno nel caso non si sospetti la variante oppure al 14° nel caso di una variante sospetta o accertata. Senta, dottoressa, dati alla mano e visto l'ingresso delle varianti, secondo lei questo è un momento di particolare criticità che dobbiamo affrontare con maggiore responsabilità rispetto a come sono stati i comportamenti negli ultimi mesi, diciamo da gennaio ad ora, da dopo che l'effetto della seconda ondata è andato un po' a calare? Sicuramente la variante rappresenta un rischio di riaccensione dell'epidemia.
perché ovviamente ha una maggiore contagiosità, quindi in questo caso molto molto importante, ancora più importante il distanziamento, tutte le misure di prevenzione, protezione, le mascherine, i guanti, la disinfezione, ancora di più. E poi c'è anche il problema delle vaccinazioni, che non sappiamo ancora bene se funzionano, in che misura e su quali varianti funzionano e su quali no. Senta, ultima domanda, anzi una valutazione che le chiedo rispetto ai numeri, secondo lei la scelta è stata appropriata? Della chiusura intendo. Si riferisce alla chiusura del comune di Sì, è del Arezzo? Comune di Arezzo. Io ritengo che in questa situazione epidemiologica e soprattutto come misura cautelare ulteriore, visto l'emergere di queste varianti ancora poco conosciute, con i numeri alla mano, che non indicano certamente una situazione di gravità estrema, però sia una misura di cautela dovuta, legittima, sì. Bene, grazie dottoressa, la lascio al suo lavoro, sicuramente molto impegnativo in questi giorni. Spero di poterla risentire presto per aggiornarci. Grazie ancora e buona giornata. Grazie a lei, arrivederci.